Let's play. Scuole Pesciolini, sono Mami Didi dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo 31esimo episodio della Terra Firma Punk. La Terra Firma Punk è un modpack dell'FTB basato sulla Terra Firma Craft, quindi lo sapete. Oggi, dopo le bestemmie dello scorso episodio, insomma, dovrei riuscire a finire la Blast Furnace, anche perché avrò un aiuto veramente dall'alto, quindi penso che... Che è sto bordello? Mami, vieni, pronto. Perché hai rotto il vetro? Ho paura che non mi sentivi. Ragazzi, diamo il benvenuto ad Alexander Dario. Ecco che sta rompendo, sta distruggendo tutto. Ahia, vabbè, non sono fatto tanto male. Meno male. Non è successo niente. Il bello è che ad un certo punto sei comparso in alto a sinistra ed è ricomparso anche in alto a destra. Quindi ai più attenti forse ti avranno già notato. È nella mappa. Ah, giusto. Nella mappa c'eri, si vedeva. Quindi io volevo fare tipo sorpresa, ragazzi. Alexander Dario è un fan, se lo possiamo chiamare così, ma insomma l'avete visto che interveniva spesso sotto questi video. Visto che anche lui sta facendo una serie sulla Terra Firma Craft, sullo stesso modpack proprio, insomma ci siamo trovati. Ho detto perché non registriamo un episodio insieme ed eccolo qui! Sì, vediamo un po' di movimentare un po' la situazione, di portare avanti questa Blast Furnace maledetta che... Ma so che io ancora non l'ho fatta, l'occasione, iniziamo a farla qua così, mi renderò conto di quanto dannatamente lungo e complicato sia il craft. Sì, comunque penso che dopo che ha visto quanto materiale ci vuole per farla, penso che non la farà mai. Sì, guarda, già ho perso mesi a procrastinare il crafting della Bloomery. Comunque, Alexander, se vuoi dare giusto un accenno del tuo canale, di quello che fai, puoi farlo. Ma semplicemente, ragazzi, io faccio video ormai da 10 mesi, sono su Minecraft il più delle volte, o anche su altri giochi tipo Terraria, Creativerse, giochi sandbox più o meno, ho portato anche qualche altro titolo. Ma diciamo che prevalentemente sono su Minecraft moddato, con la Terrafirma adesso e con la Antimaterial Energy, che è una serie assurda che penso che starà per finire, ma forse ve la consiglio, insomma. Cioè, praticamente tu fai tutte le serie più farmose di questo mondo e peggiori, più lunghe, tutte insieme. Mi fa piacere. Io ho fatto un errore di calcolo. Devi avere tanto tempo a disposizione. Ho detto, questa non la fa nessuno, la faccio io. Ecco perché non la fa nessuno. Ho capito perché non la fa nessuno. Comunque, ragazzi, se vi piace l'accoppiata, visto che probabilmente riusciamo a conciliare io e Alexander Dario, che ora troveremo un modo per chiamarlo, perché Alexander Dario è troppo lungo, quindi fate... Alex, va bene. Ecco, infatti, fatemi sapere nei commenti, lasciate un like, andate a rompere le scatole sotto il suo canale, fate quello che volete, insomma fatevi notare e fateci sapere se l'accoppiata vi piace, se volete che continuiamo a fare video insieme e... boh, che cazzo ne so, fateci sapere, cioè parlate, non state sempre zitti, insomma. Intanto sto prendendo un po' di materiale perché ci vogliamo preparare a fare sti benedetti hopper. Ecco, il cellulare come sempre si fa sentire in ogni video. Allora, ascolta, abbiamo bisogno per fare l'hopper di... abbiamo fatto il calcolo prima, 8 lingotti. Quindi, qua ne abbiamo uno. Sto guardando nelle ceste se per caso non ti fosse sfuggito qualche... Allora, qua ne abbiamo tre. Ma possiamo mischiare limonite con magnetite e con... cazzate varie, dovremmo poterlo fare. Non mi ricordo, ma fondendoli... tra l'altro dobbiamo fonderli nella Bloomery. Minchia, quanto tempo ci mettiamo, perché questi vengono considerati come pezzi singoli. Sono 3, 6, 7, 8. Allora, 8 ce li abbiamo. Questi altri qui è inutile sprecarli, tanto non riusciamo a farci niente di più. Allora, 8 ce li abbiamo. Quindi, sì, vabbè, questi ce li abbiamo qua. Ok. Poi abbiamo altri 8 pezzi di wrought iron, quindi possiamo fare il nostro primo lingotto della Blast Furnace.
cioè non lingotto, i, insomma, i, gli 8 Pig Iron, insomma, ci siamo capiti. Io direi che facciamo una cosa, montiamo la Blast Furnace e facciamola funzionare. Dopodiché stavo controllando, ma sì? Sì, dovresti poter fondere assieme sia limonite che matite che magnetite, eh? Tutto assieme, sì. L'unico problema è che massimo possiamo mettere 24 pezzi dentro la Bloomery. E se li mettiamo dispari, tipo ne mettiamo 24, dato che sono quelli piccoli che ho, sono la small magnetite, poi dobbiamo stare a lavorare 10 volte di più. Quindi no, no, già così. Ne mettiamo 20 al massimo. Ok, ragazzi, ragazzi, finalmente ci fa mettere il pezzettino della Blast Furnace qui. Perché vi faccio vedere una cosa. Se io dovessi togliere uno di questi, minchia, quanto tempo ci mette a romperlo? Lunghetto, eh. No, non mi dire che si rompe pure il piccone, che lo ammazzo. Se vuoi ne ho uno io. Ah, ok, no. Da dove l'hai preso? Eh? Va bene, va bene. Allora, in teoria così la Blast Furnace non è completa, perché mancano gli sheet qui sopra. E infatti, se provo a mettere, vedete? Se provo a mettere il pezzo della Blast Furnace, non va, non funziona. Se invece completo con il wrought iron sheet, ecco qua. Lei si piazza ed eccola qui. E quindi, cavolo, serve il cannel qua. No, serve l'altro oggetto di merda. Maledizione. E va bene, ragazzi. Arriva uno zombie. C'hai da dove difenderti. Vedo? Dietro di te. Devo solo prenderla, perché eccola qua. Dove che sei? Arriva pure. Dove di sei? Corsa. Vabbè, arrivano 10.000 zombie. Finché non è Steve non mi preoccupo. Chi è? Ah, Steve. No, ma davvero, c'è Steve che mi ha ucciso un po' di volte, perché è un super zombie in armatura di bronzo. Oh mio Dio, questo è grosso. Questo bisogna ucciderlo dai pezzi dell'armatura della Piari, cioè della forest. Sì. Sì, ma hai visto, oddio, quanto cazzo è grosso? È troppo cazzuto, non ce la facciamo. Non ce la... Ah, guarda, usa le difese. Ma ce l'ha solo con te, a me non mi caga di meglio. Ottimo. Usa le difese, cioè, qua naturali. Mi dispiace. No, vieni in mezzo alle bacche. Fallo venire in mezzo alle bacche. Oh, però qua è arrivato anche suo cugino. Ehi, lasciate stare il mio nuovo. Che eccolo. Cazzo. Meno male che ho 5. Ah, oh, cazzo, corri. È morto. È morto. Ma porca miseria, quanti cazzo sono. E dai, venite tutti nelle bacche. Ok. Vai, lì c'è la tua tomba. Guarda, guarda, muoiono nelle bacche, sti pirla. Io c'ho la mia difesa naturale. Cioè. Vai, venite. Finché ce l'hanno solo con te, io recupero la mia roba. Sì, fai pure. Tanto li sto ammazzando nelle bacche, guarda. Meno male che non hanno un granché cervello. No, infatti li mangiano i cervelli. Allora, tu muori. Oddio. Dove tu muori. La spada? Sì, la spada, lo spadino lì, la poniard. Vediamo il reward bag. Small galena. Pensavo che fosse grafite. Maledizione. Oh mio Dio. No, dobbiamo andarcene. Guarda la mappa. Via. Ho visto. Scappa. Scappa. Sono troppi. Sono decisamente... No! Via a dormire. No, cazzo, troppi mostri. Oh mio Dio. No, ragazzi, c'è lo zombie nello stanzino. Magnifico. Ma mamma mia, ammazzato. Schifoso strunz. Ok, proviamo a dormire qua. Forse era per colpa sua che non riuscivo. Forse. No, il cavolo. Non riusciamo a dirmi che ci sono mostri vicini. Ragazzi, dobbiamo andare giù a fare piazza pulita, perché sennò qua non andremo mai avanti. Quindi, boh, ve la registro sta parte. Tanto, cioè, un'invasione di zombie di questo livello non l'avete mai vista. Però fatemi mangiare un attimo, prima che mi mangiano gli zombie. Si trovano facili. Ragazzi, allora siamo pronti? Uno dei due apre la porta, se no uno l'apre e l'altro ci sbatte contro. Vai, ok, apro io e corriamo. Corriamo lontani da casa, perché sennò qua ci moriamo. Corriamo. Eh sì, corriamo. Ci dobbiamo allontanare. Allora, 3, 2, 1. Oh cazzo, Corri. Pilu. Madonna, quanto sono, no. Madonna, ragazzi. Allora, ci sta Fred, ci sta il pirlo. Muori, ok, uno è via. Fred, ciao Fred. Ma quanto siete brutti, madonna. Per fortuna vengono verso di te, quindi li prendo alle spalle, guarda. Sì, ammazzali tutti dalle spalle. Oh mio Dio.
Ok. A dormire. Fatta. Ma chi è lui? Tu sei. Un altro. Ciao. Sì, magari mi droppi qualcosa di buono tu. Vieni qua. Vieni qua. Brutto ciccione. Questa è un'armatura, magari ce la droppa. Che mi ha droppato? Ah, c'ho solo un letto e della rotten flesh. Ok. Vabbè. Possiamo andare a dormire. Ok ragazzi, io e Alexander Dario, Alex Dario, quello lì insomma, è troppo lungo. Sono quasi. Abbiamo trovato, cioè abbiamo farmato abbastanza da poter fare sto benedetto Tuyer. Allora, per fare il Tuyer dobbiamo andare in avanti di 2 con il band. Ora vediamo il band a quanto corrisponde. Io faccio 4 indietro di hit, vediamo 1 e 2 band, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 indietro, 1 e 2, no, peccato, 1, 2, 3, 4 e 5, 1 e 2, maledizione, proviamo con 4, è finito il martello, no, no, ma anche tu che usi queste cose cinesi, martelli di pietra. Si è raffreddato, ma perché? Lo sapevo. Ascolta, i cinesi costano poco, quindi mi faccio quelli. Cioè, ce ne ho migliaia di martelli cinesi. Non se vuoi. D'accordo, comunque, che la quantità a volte è meglio della qualità. Soprattutto se sono cinesi, guarda quanti se ne consumano. No, diciamo che quando arriveremo a fare, in sto video dovremo riuscire ad arrivarci, a fare lo steel, farsi un bel martellazzo di steel, e passa la paura, cioè vale la pena. Però fino ad allora vale la pena farsi tutti sti martelletti, mo' di copper, mo' di bronzo, eccetera, sì, eccetera. Quello. Allora. Quello in effetti sarebbe una perdita anche di materiali che... No, ma al momento non abbiamo. Proprio un danno d'immagine, cioè capisci che non puoi fare... un bronzettino di merda, cioè o fai lo steel o non fai niente. Allora, Tuyer, secondo round, vediamo chi vincerà. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5, 1 e 2. Porca miseria! 1, 2, 3, 4, bene. No, 1 e 2. Ma porca! No, ragazzi, dobbiamo cambiare strategia. Madonna, quanto è difficile. Proviamo con gli heavy hit. 1... è un medium hit, 1 e 2 blend, no. Proviamo con 2 medium hit, 1 e 2 blend, ma vaffanculo. Sto seguendo anch'io in diretta e ti dico che non è più weldabile. Grazie. Maledizione. Riproviamo, allineiamoli. Se io vado di draw, 1 di draw, vediamo se corrisponde a 2 blend, no. No, però se... non sono corrispondenti, lo ha fatto apposta chi ha pensato sta cosa. Vediamo se andando così a bilanciare, piano piano si sta avvicinando. Vita. Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sono andato pian piano ragazzi ad avvicinarmi con il draw e due band, fino alla fine ce l'abbiamo fatta. Ma chi se l'è fottuto? Tu? Ok. No, a te l'onore, a te lo scettro del... Che poi non ho capito cosa sia. A te lo scettro per avviare sta Blast Furnace. Ma ciao piccolino! Ma come sei carino! Ma che ci fai nella Bloomery? Ma quanto sei brutto, madonna ragno schifosa. Ammazzalo là perché poi finisce che te lo dimentichi lì. e poi ti... No, vabbè, lasciamoli dentro, si sente. E tanto quelli non danno fastidio. No, infatti, sono carini e coccolosi, forse. Allora ragazzi, stiamo ufficialmente avviando la Blast Furnace, quindi abbiamo il tubo per fare non so cosa. Ora, come funziona? Non lo so, io lo metto dove credo che vada messo. Sì, anche perché non ci sono altri buchi. Quindi è l'unico posto dove può essere messo. Però... Allora, prendo del carcoal. Credo che, esatto, ci serva prima di tutto un po' di carburante. Sì. Tu c'hai i lingotti di ferro, giusto? Li ho qua, sì. Bene. Come cazzo funziona? No, il coal non va qui. E come si accende sta cosa, ragazzi? Oh mio Dio. Bisogna metterlo su una forgia, però. Quindi abbiamo bisogno pure della forgia? Credo. Proviamo. Quindi abbiamo scoperto che bisogna buttarci dentro la roba. Aspetta, allora. Che mi devo togliere la magnet mode. Ah, li stai raccogliendo tu? Sì. Tieni, ok. Ok, buttiamo dentro tutti i lingotti. Il flux ce l'hai? No.
serve pure il flux, bisogna giusto? Prendere. Ok, lo serve prendo io. Flux, giusto. Allora, quindi lingotti, flux e charcoal. E charcoal ce l'ho io. Flux basteranno 4, non credo proprio. Non lo so, non so se, se vanno in proporzione 1 a 1, perché se vanno 1 a 1 ci sono 8 lingotti e quindi... Allora, ti ricordi da che pietre si fa il flux? Il flux si fa dalla Dolomite. Io lo faccio dalla Dolomite. Però non so quale tipo di pietra hai tu a disposizione. Allora, te lo posso dire in fretta perché guardo un secondo la wiki. Sì. E sono... In teoria, ora abbiamo il flux. Abbiamo i wrought iron. Non c'è il clear lag, quindi non se li dovrebbe essere presi. Ci butto il charcoal dentro. Sarebbe la carbonella, ragazzi. Poi ce lo metto tutto, ce ne metto 12. Tu buttaci il flux. Voilà, buttato. Boh, mettilo. Cioè, mettilo un altro po'. Non io sta andando. 4 pezzi ne avevo. 4 pezzi? E gli altri? Te ne ho dati altri 32. Non me li ha. Ah, stanno nella cesta. No, stanno nella cesta. Ti avevo detto prendili. Li ho messi nella cesta. Allora li recuperiamo subito. Mannaggia. Ho ripreso tutto perché. Allora, via questo. Hai il magnet modo, no? No, no, l'ho tolto. Però scendendo dalle scale mi ha ripreso tutto. Forse ora che tu sali prende tutto pure a te, no? No, okay. Ok, ne abbiamo già messi 4, quindi ne metto altri 4. Proviamo. Ok, dovrebbe funzionare. Adesso con l'accendino. Non si accende un cazzo. Cosa stai cliccando sopra? Prova a cliccare da sotto. Proviamo a cliccare da sotto. Non si accende un cazzo. Non si accende un cazzo. Perfetto. Me li ha presi tutti! Allora ragazzi, nuovo tentativo. Abbiamo messo 16 pezzi di charcoal, vedete si è riempito. Ora prova a buttarci il resto. Proviamo a buttarci, allora vediamo subito con il flux. Sto buttando a flux. A morire. Non lo so, non vedo cambiamenti. Boh, basta. L'ho messo tutto. Non sei chiuso tu. Sì, dannazione. Perfetto. Toh, buttaci gli or. Cioè, lingotti, te lo sei preso tu. Che cazzo. Ma scusa, prendilo dall'inventario e buttacelo dentro. Hai ragione. Ok, ti sei preso il flux. Ti sei preso il lingotti. Allontanati. Facciamo come dici tu. Allontanati però. Ma sono già lontano. No, hai mirato male. Hai mirato malissimo. Ok, è dentro. No, te li sei presi tu. Ma che cazzo. Cosa sta facendo sto coso? No ragazzi, ci sta trollando male. Il flux è dentro. Ok. I lingotti sono dentro. Io mi levo prima che me li riprendo. E non mi faccia. È accesa. Si è accesa. Si è accesa. Oh. Si è accesa. E vabbè, e quelli e quelli perché stanno lì però galleggiando? Se ne ha preso uno solo. Bisogna guardare la... Allora, c'è il charcoal che ci indica la barra. Aspetta, forse quando si scioglie. Forse quando si scioglie. Allora, attendiamo qui e aspettiamo che salga la temperatura. Tu mi avvisi da giù, quando sale la temperatura. Sì, sto guardando l'interface. Allora, vediamo un attimo. Stiamo facendo un altro tentativo con 16 pezzi di limonite, giusto? Sì. Ok. Buttacela dentro. Io ci butto il flux. Aspetta, ne ha preso un po'. Sì, sì, l'ha preso. C'è la barra dell'oro piena, cioè non piena, ma... Ne ha presi 4 pezzi di limonite. Ok. Credo che un po' alla volta lo prenderà tutto. No, credo che vadano solo... Quanto flux gli hai messo? Boh, gli ho messo tutto e si è preso 4 pezzi. Cazzo, 32 erano, mi sembra. No, vabbè, me l'ha restituito il resto. Si è preso solo 4 pezzi. Okay. Però mi sa che funziona solo con gli oro, come dicevi tu. Allora, quindi non si può usare per fondere di nuovo gli ingotti. Maledizione, è un bel casino questo. E ora che ci facciamo di sti 8 lingotti di iron? Cioè non mi dire. Però forse li puoi scaldare nel crucible per poterli lavorare, per trasformarli in shit. Proviamo? No, ma non c'è niente, non c'è una forma di energia sotto, cioè di calore. No, nel crucible nell'altro dico. Ah, tu dici li mettiamo già scaldati? Sì, non nel crucible, scusa, nella forgia volevo dire. Sì, ma tra l'altro, cioè, ora come faccio a prendere questa roba qui? Credo che colerà nel crucible che c'è sotto, perché altrimenti tu dici? Spero.
Sì, infatti, se no il Crucible che serve? Però il Crucible non aumenta di temperatura. Non serve il Crucible sotto. Senti, facciamo una cosa, proviamo a metterci i mold. Perché mi sa che è finito il cerciore. Ma porca miseria. Allora, proviamo a metterci i mold qua. No, ragazzi, come cazzo funziona la Blast Furnace? Allora, abbiamo scoperto come funziona sta Blast Furnace, ragazzi. Allora, vi dovete procurare un mouse nuovo, perché durante il processo di smelting degli ore potrebbe rompersi il vostro mouse. Dopodiché dovete mettere uno schiavo a... potete prenderli dall'Africa, potete prenderli dalla Bulgaria, potete prenderli dall'Italia, tanto ormai anche noi stiamo facendo da schiavi. Dovete mettere uno schiavo a prendere a sberle il bellow finché non, cioè, non si blocca, vedete? Ora si è bloccato, però tu continua a prendere la sberla, eh? Non ti fermare mai. Sì, io continuo, tanto il mouse... tanto il mouse è nuovo. Andando in cancrena un dito. Tranquillo, tranquillo. Non è ancora smeltato, vai tranquillo, continua a prendere la sberle. Cioè, ragazzi, è un procedimento veramente veloce per produrre il pig iron. Oh mio Dio. Sta ancora bloccato? Io sono sicuro che appena mi allontano e vado a mettere il charcoal sopra, questo diventa pig iron. Ah, tra l'altro, controlla che non stiamo consumando tutto il charcoal, sennò poi si spegne e siamo da capo. No, ce n'è ancora di charcoal. Meno male. Però devo andare a mettere un altro po' e sono sicuro che ora diventerà pig iron. Sono sicuro. Ah, tu dici perché sì, si emoziona, sai, l'ansia da prestazioni. Allora, qui abbiamo 20 pezzi. No. Ma porca miseria. Quanto tempo bisogna stare qua a passare roba? Ma io ho finito il charcoal. Non ce ne ho più. Due pezzettini ancora. Allora fai due pezzettini, non ci facciamo niente con due pezzettini. Dai, cavolo, dovrà diventare pig iron fino alla fine. No, te li sei ripresi tu. E ho visto. Li rimetto su. Diventerà pig iron prima o poi. Sì, ma questa Blast Furnace è stronza. Prende solo 16 pezzi. Ah no, li ha presi. Si è ricaricata. Mi sa che bisognerebbe farla più alta. Però tu hai la voglia di metterti a fare di nuovo i mattoni? No, no, direi proprio di no. Non so come tu abbia fatto a farlo scendere. Non è sceso ancora. Non sta succedendo niente? No, non ci credo. Perché prima è sceso? Non lo so. No, è sceso. Cioè, 20 unità. Insieme. 20, no, 20 unità alla volta scendono. Oh mio Dio. Non dire così. Sì. Io speravo che ormai scendesse tutto insieme. Ma no. Prima avevamo smesso di... No. Ragazzi, sono scese altre 20 unità. Cioè, col contagocce ce l'ho dato pig iron. Ho un lingotto. Ho un lingotto. Dov'è? 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 Lo voglio vedere. Vai. Oh mio Dio. Oh mio Dio, no ragazzi. È finito l'ore, addirittura. Te l'hai consumato tutto. Addirittura, incredibile amici. Incredibile amici. Boh, c'è abbiamo visto come funziona questo marchingegno infernale. Infatti si chiama la Blast Furnace, che sarebbe tipo forno non infernale ma quasi. Ma io Blast pensavo stesse a significare che era veloce. Sì, certo, come no. Velocissima, ragazzi. Scusa, è fino adesso che tutti questi metodi per produrre oro sono lentissimi. Io ho detto, vai che con la Blast Furnace sarà veloce. Sì. Ma questo è perché lo steel, diciamo, è uno dei materiali forse il più raro del pack. Cioè il più difficile. Però poi se poi vuoi crearti il blue steel devi ancora lavorarlo. Non so che altro ci devi fare. Ma comunque abbiamo il primo lingotto di pig iron. Incredibile. Incredibile. E abbiamo provato anche con due bellow, ma non cambia assolutamente niente, ragazzi. Cioè, perché tanto una volta che è arrivato al livello di temperatura che serve. Sì, sì. Non ho idea. Se sapete come velocizzare questo processo, ragazzi, scrivetecelo nei commenti e magari lo metteremo in pratica. Che vi devo dire? Altra cosa, se siete arrivati fino a questo punto del video, ragazzi, scrivete nei commenti hashtag. Che hashtag vi facciamo? Hashtag. Oh no, non lo so.
Hashtag, aspetta, Hashtag diventiamo vecchi. hashtag diventiamo vecchi. Scrivete hashtag diventiamo vecchi, perché ragazzi, per fare tutto il pig iron che ci serve per fare un benedetto hopper, qua diventeremo vecchi in due. Quindi, anzi, Alexander, per caso hai da fare questa sera? Mi sono ricordato di un impegno. Va bene, ragazzi. Faccia vedere. Sì, no, qua bisogna mettere uno con il mouse bloccato sul tasto destro. Se avete il vostro fratellino piccolo di 7 anni, mettetelo qui vicino alla Blast Furnace a giocare per tutta la notte e forse domani mattina vi troverete con due lingotti di Pig Iron. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Lasciate un like, commentate, condividete se vi è piaciuto il video e se volete vedere di nuovo la coppia Mamid Alex Dario, quello lì, insomma. E passate dal canale di Alex se vi fa piacere, se non vi fa piacere fate che cazzo volete, insomma, siete Esatto, liberi. siete liberi. Fate come vi pare. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao ciao.